Ciao a tutte, eccoci con un nuovo tutorial. Faremo una cosa sempre molto estiva e continuate a guardare per scoprire cosa andremo a disegnare. Io intanto ho preparato una base nude, l'ho anche già opacizzata perché userò un'aurora arcobaleno, se si vede, sì, numero 7 in questo caso, quindi devo avere la base bene bene opacizzata. Ho la matita in mano perché prima di tutto mi farò un piccolo schizzo. Ingrandisco così vedete bene e vediamo se indovinate cosa stiamo facendo. Allora, circa a metà della tip ci facciamo un ovale un po' schiacciato. Sì, non vi preoccupate se il disegno non è perfetto, perché comunque noi ripasseremo tutto sopra. Facciamo due cerchietti in questa posizione. Dalle estremità, nella parte più allungata, facciamo partire le due chele. Facciamo questo semicerchio che prende questa forma. La stessa cosa facciamo di qua. Poi voi posizionate il disegno come meglio serve a voi, in base alla, appunto alla base, alla superficie che avete. Sempre da questa estremità un po' più giù, ci facciamo le altre zampette, quindi tre da una parte, tre dall'altra. Dopo qui con il gel andremo comunque a fare dei dettagli un po' più marcati. Prendiamo il nostro Simple Black Gel Color che fa parte degli UV Gel Painting, quindi è senza dispersione. Me lo vado a mettere sulla palettina. Qua. Prendo il pennellino Elegant Lines, eccolo qua, e inizio a fare tutto il bordo del disegno che mi sono creata. Eccoci qui. Quindi ripassiamo semplicemente il disegno che abbiamo creato. Le linee potete farle anche un po' più spesse, così il disegno avrà quell'effetto un po' gioiello, quindi non vi fate problemi se fate qualche linea un po' più grossa, perché comunque noi andremo a riempire un po' e correggeremo quelle linee leggermente più spesse. Continuiamo con il bordo del nostro granchio, facciamo le due chele e dopo prenderete un rosso a vostro piacere e andremo a riempire il disegno. Quindi qui non vi servono grandi capacità di decorazione, di fare sfumature, perché basterà semplicemente riempire lo schizzo che abbiamo creato all'inizio. Giro un attimo per comodità. Faccio anche la seconda chela. Questo colore è super pigmentato
E come vedete non cola da nessuna parte, quindi è perfetto per questo tipo di decorazioni. E posso andare tranquillamente a farmi tutto il disegno senza dover bloccare il colore in lampada. Ecco qua, facciamo due begli occhioni. Facciamo tutte le zampe. Attenzione a non farle toccare tra di loro. Quando fate le zampe, vi consiglio di partire dalla parte in basso e andare verso l'alto assottigliando leggermente. Quindi premete leggermente sulla punta, poi la alzate finché quando arrivate a toccare il guscio. Anche qua facciamo un po' più grossa e poi assottigliamo. Una volta fatta tutto il contorno, facciamo polimerizzare la lampada a dio di un minuto, così il pigmento aderirà alla perfezione. Io intanto me lo preparo e vi faccio vedere gli altri due colori che utilizzeremo. Io voglio fare un po' una base brillantinata, quindi ho preso anche l'Olipop. Ups. Pulisco, sennò sporco tutto. E fiesta. Allora, prepariamo qua pigmento Aurora Arcobaleno. Naturalmente voi potete utilizzare qualsiasi colore di pigmento. Io vi consiglierei forse di più quelli tendenti al dorato, all'argentato, perché andremo a farci dentro il rosso, quindi gli altri colori si abbinano un po' meno forse. Andiamo a ripassare tutto il disegno. Non sto neanche premendo, quindi se lo tenete un minuto in lampada sarà più che sufficiente. E non sarà nemmeno troppo. Prendiamo il nostro pennello ventaglio. Quando utilizzate i pigmenti, vi consiglio di utilizzare il pennello ventaglio, non la spazzolina normale, perché è un po' più delicato. Così non rischiate di rovinare il disegno. Perfetto. Riprendiamo il pennello Elegant Lines. Prendiamo in questo caso il color Fiesta, uno dei colori che fa parte della linea Made in Italy, e iniziamo a riempire il nostro guscio. Io ho preso un bel rosso acceso così si vede bene. Poi in estate vi consiglio più i colori chiari. Ecco bene. E riempiamo anche le due chele. Perfetto. Già così, secondo me, è molto d'effetto.
Poi, se voi volete aggiungerci dei brillantini, delle Swarovski, dei punti luce sugli occhi, andate a personalizzarlo come più vi ispira. Sapete che io vi do semplicemente un'idea, poi voi personalizzatela come più vi ispira. Tutti i prodotti sapete che li trovate sul nostro sito www.emotionnails.com. Per vedere altri tutorial ci trovate invece anche su YouTube, oltre che sulla pagina Facebook. Qualcuno dei nostri tutorial li trovate anche su Instagram, sulle storie, quindi seguiteci un po' dappertutto, anche su Pinterest. Ecco, io ho bloccato il colore. Vado a prendere un po' di colore Lollipop. E volevo dare solo un po' di luce al mio guscio. Così non dovete fare troppe sfumature, troppe cose. Perfetto, blocchiamo anche questa lampada. Possiamo già sigillare. Poi se voi volete aggiungere le altre cose, fate pure. Io lo lascio anche così semplice, senza troppe cose. Andrò a sigillare con Super Shine. E li metterò due punti luce, due Swarovski sugli occhietti. Coprite bene tutto il disegno, mettetelo anche un po' più abbondante così non si creano avvallamenti. Un'altra idea carina è fare anche il corpo un po' in 3D, quindi potete mettere un po' di adamantis magari e potete rendere leggermente bombato il corpo. Io sfrutto un po' il pennellino Elegant Lines per prendere gli Swarovski che andrò a mettere sugli occhi. Giusto un punto luce per. Aspettiamo che polimerizzi. Ed ecco qua il risultato finale. Naturalmente con questo metodo potete creare anche altri soggetti. Noi aspettiamo sempre le vostre prove sul nostro gruppo I Love Emotion Nails e continuate a seguirci per altri tutorial. Ciao!